Il delegato del Presidente della Regione Mario Oliverio per la Sanità, Franco Pacenza, ha partecipato all'inaugurazione del nuovo centro di procreazione medicalmente assistita del presidio ospedaliero pugliese di Catanzaro, unico in Calabria, situato al terzo piano del nosocomio. La responsabile della procreazione, Roberta Venturella, dopo il taglio del nastro, ha guidato i partecipanti all'interno della struttura che lavorerà, ha spiegato, su cicli e su circa 20 cicli al mese. Primo centro pubblico di terzo livello che assisterà coppie affette da infertilità maschile, femminile, idiopatica o di coppia in tutto il percorso che va dall'inizio, quindi dall'inquadramento diagnostico fino alle procedure più invasive qualora necessarie, addirittura anche a servizio di pazienti affetti da patologie oncologiche. Saremo un centro anche idoneo alla preservazione della fertilità di queste pazienti che potranno crioconservare, quindi congelare ad esempio le uova, gli ovociti o gli spermatozoi prima di accedere a un percorso chemioterapico, ovviamente in accordo con gli oncologi, con i colleghi oncologi. Questo diciamo che è veramente un modello di lavoro e di integrazione con l'Università di Medicina di Catanzaro, in questo connubio che c'è proprio nel Dipartimento Materno-Infantile, che è un dipartimento integrato. Ed è un dipartimento che funziona e quindi funziona sulle professioni, funziona sui fatti, funziona sulle risposte, e questa è un'ulteriore risposta ed è un'ulteriore conferma che insieme si può crescere e si può fare bene con grande impegno di tutte le istituzioni. Oggi che al Pugliese Ciaccio c'è la possibilità di un intervento organico, perché è una patologia che ha bisogno di diversi livelli di assistenza e vengono garantiti, come si vede anche fisicamente nella struttura in progressione, questo consente alla grande struttura pubblica di rispondere a questo tipo di domanda di salute. Quindi un grazie all'amministrazione dell'azienda ospedaliera, un grazie perché questo è anche il frutto sul campo di una integrazione, di una collaborazione che in questa unità operativa esiste ormai da diversi anni tra il Pugliese e l'Università e l'ospedale Mater Domere. Come dire, anche questa è la dimostrazione che anche in Calabria si può fare e si può fare bene.